proposito di Ancona, ecco, ricordiamo che tu sei, collabori con la società proprio del capoluogo. Sì, con la, giovanile Ancona, il presidente Maurizio Urbinati, abbiamo un buon, una buona struttura, quindi stiamo lavorando sia a livello maschile che a livello femminile, speriamo presto di poter presentare qualche nuovo talento. Siamo sempre nell'organizzazione del campionato di Serie A, quest'anno ci hanno dato da organizzare la seconda prova, quindi ci troveremo in Ancona a marzo. E sarà un bello spettacolo. Dopo due edizioni degli assoluti. Sì, esatto. Diverse assoluti, tanti anni fa la finale di Serie C, prima che passasse a Jesolo. Insomma, diciamo che la giovanile di Ancona si è sempre comunque distinta anche per appunto l'organizzazione di diverse gare. Il palazzetto del Conero, che è davvero adatto ad ospitare le manifestazioni della ginnastica. Intanto vediamo Anna Claudia Cartoni con Federica Guidazzi, due giudici alle parallele, molto concentrate nel loro giudizio. E intanto alla trave si sta preparando Caterina Vitale, ginnasta appunto siciliana, come dicevi tu prima. Sì, Caterina che tra l'altro l'abbiamo vista in apertura di tutti gli esercizi, in questo caso nella nostra sintesi abbiamo saltato la Favaretto e vediamo quindi adesso l'esercizio di Caterina, chiaramente per la concomitanza degli esercizi la regia è costretta a fare una scelta. Sì, intanto paletta verde. Via. Per Caterina e si parte per l'esercizio. Tra l'altro questa attesa snervante prima dell'attrezzo, prima del saluto, è appunto, come ho appena detto, snervante. Si pensa di tutto e di più, quindi è sempre meglio partire subito. Entrata codificata perché è richiesto dal codice, intanto serie artistica, una giambe sul posto con un cosacco. Ribaltata senza, doveva essere collegata al montone, però troppa pausa tra un elemento e l'altro, quindi saranno giudicati come due elementi distinti. Un salto costale molto ben eseguito, particolare la partenza con un braccio in alto e un braccio avanti, peccato per la testa che è sempre molto bassa, una travista solitamente appunto guarda un po' più su, lì purtroppo il salto era scarso e si casca. L'hai previsto dalla postura addirittura della ginnastica. C'ha molta paura, si vede che è agitata sulla trave, non è a suo agio come abbiamo potuto vedere tipo Enus, Carlotta, anche la piccola Sofia Rosio, si vede che c'è proprio tutto un altro feeling con l'attrezzo. Del resto la trave è reputato uno degli attrezzi più complicati della ginnastica artistica. Io non sono d'accordo, però tutti dicono che fa paura, diciamo che fa paura. Intanto si avvia verso la fine dell'esercizio, raggiunge la punta della trave e si prepara per un'uscita dalla rondata. Un doppio avvitamento e termina il suo esercizio visibilmente dispiaciuta la giovane Caterina. Ecco, se volessimo fare un confronto, la trave rispetto ad un attrezzo maschile a cosa si potrebbe paragonare? Al cavallo con maniglie. Vero? Sì, assolutamente, per una questione di equilibrio, quindi sono due attrezzi dove l'equilibrio è necessario ed è una cosa innata solitamente. Si può allenare, ma se ce l'hai di tuo sei sicuramente avvantaggiata. Io invece sono dell'idea che per me l'attrezzo più complicato sono le parallele, sia per una questione di fiato, non ci si ferma mai, e per il fatto anche che si è sempre in appoggio sulle mani. Il nostro appoggio naturale sono i piedi, non sono le mani. Quindi certo. Questa è ovviamente un'interpretazione mia personale che uso spesso per far passare anche la paura alle mie ginnaste o ad altre ginnaste che ho potuto allenare. Ogni tanto funziona. Poi ecco, chi non ha mai seguito una gara di ginnastica dal vivo non riesce a apprezzare la fatica che si fa alle parallele, agli stagi asimmetrici, perché veramente a seguire una gara da vicino, da sotto l'attrezzo, senti tutta la forza di gravità con la quale si combatte.
A livello di tempo l'esercizio parallelo è più breve rispetto a quello alla trave, che dura 1:30, però sicuramente la fatica è tanta. Intanto Desire Carofiglio, sì. Future gym, ginnasta che si allena comunque a Milano, sì, con Via Ovada. Anche lei con Paolo Bucci e Tiziana Di Pilato. Ginnasta che è giovane e comunque molto dotata. Sì, anche lei è un 2000, sta lavorando appunto sempre. Opa. È uscita? Mi sa di sì, ha fatto anche due passi indietro che comunque sono una notevole penalità. Intanto al volteggio Enus Mariani. Che strano vedere il nome di Enus con sotto ginnastica artistica lissonese. Molto strano. Uno Yurchenko avvitato per lei, molto molto brava. E comunque un lustro per la Brianza avere due società così forti, tra l'altro nella stessa città, che ho sempre reputato una città piccolina, ma da quando mi sono trasferita nelle Marche mi sono resa conto che anche Lissone è grande. Sicuramente la Brianza dà moltissimo alla ginnastica, perché ricordiamo, oltre alle tantissime società presenti sul territorio, anche l'Accademia di Desio, dove si allenano appunto le ginnaste della squadra nazionale di ritmica, che lo ricordo ancora una volta con grande piacere e orgoglio, hanno appena vinto una medaglia d'oro e una d'argento ai mondiali di Stoccarda, proprio sì, in concomitanza con questa manifestazione. Esatto, poi ricordiamo anche che c'è una medaglia d'oro in Brianza, un certo Igor Cassina da Meda, quindi insomma. Sì, veramente sì, sono davvero a pochissimi chilometri l'uno sì, dall'altro, e tutti questi centri, per esempio allora mi viene da ricordare che Karate Brianza che ha vinto esatto, lo scudetto quest'anno nella maschile. Sì. E adesso andiamo a dimenticare qualcuno e quindi sicuramente, ci perdoneranno. Ma la Brianza fa tantissimo nella ginnastica, poi del resto la Lombardia, essendo una regione così grande, è anche normale che abbia così tante società attive in maniera ottimale sul campo gara. Intanto bellissimo questo salto ginger di Adriana Crisci. Sì, con Moira Ferrari in assistenza. Perché Però, no, questo è veramente un capolavoro. Un gatto Adriana. No, questa è veramente grandissima esperienza. Ha perso l'appoggio con una mano sullo stagio basso dopo il salto pack ed è riuscita comunque ad andare avanti e a non fermarsi. Ci sarà comunque una grandissima penalità, perché i giudici non è che si fanno fregare tanto facilmente. Però comunque è bravissima Adriana. Sì, ma e questa è veramente grande esperienza. Ecco qui, solo aver finito l'esercizio è da applausi. Sì, veramente. Poi esercizio di buon valore comunque. Certo. Questo è veramente un gesto atletico notevole. Impressionante. Complimenti. Guardate, che ci ha regalato. Guardiamo, ecco qua. Ha perso riuscita proprio in avanti l'appoggio e ha collegato un semigiro addominale. Quello che fa impressione è come si è riuscita a riassumere la posizione per continuare l'esercizio. Sì. Insomma, si vuol dire dopo che ha una consapevolezza del suo corpo veramente esagerata. Tanto bellissima questa inquadratura su questa polvere di magnesio che è ovunque nelle palestre. Ti si attacca dappertutto, vestiti, mani, gambe, braccia, e non se ne va più via. Vediamo la concentrazione di Sofia Busato, che probabilmente sta o pensando a quello che ha fatto prima, ma probabilmente sta pensando a quello che dovrà fare perché sembra più una faccia da training autogeno quasi. Infatti ti domando, a te che hai calcato importanti pedane, se è importante per una ginnasta dimenticare subito quello che è accaduto. Sì, soprattutto se hai commesso degli errori, è inutile. Sì, per forza, perché altrimenti se ne fanno altri. E dopo che si fa una caduta bisogna necessariamente portare avanti l'esercizio nella maniera ottimale, non continuando a pensare, ecco, sono caduta, adesso ne faccio un'altra. Gli elementi sono diversi, e soprattutto necessario, e secondo me quello che stava facendo Sofia in quel momento, prima di gareggiare, visualizzare l'esercizio mentalmente, la visualizzazione dell'esercizio perfetto. E anche quella è una parte da allenare, perché isolarsi da tutto e da tutti nel momento in cui si affronta l'esercizio non è per niente facile, perché intanto intorno succede di tutto, il pubblico si muove, la musica, gli applausi, la ginnasta si deve isolare completamente da tutto. Sofia ha già all'attivo una bellissima prestazione ai campionati europei juniores di Sofia, ha avuto il piacere anche di assistere da vicino alla vittoria della medaglia d'oro di Vanessa Ferrari.
sicuramente una ginnasta con la quale condivide delle giornate di allenamento alla Palalgeco di Brescia, e che vedrà come senz'altro un esempio incredibile da imitare. Sì, beh. E qui è ancora Lavinia Marongiu, se non sbaglio, sì. Di spalle. Esatto, e stiamo aspettando appunto l'inizio del prossimo esercizio, perché in realtà spieghiamo ai nostri telespettatori o web spettatori. E in realtà questa non è proprio una sintesi in post-produzione, ma è proprio una diretta che trasmettiamo con una leggera differita, e quindi stiamo assistendo davvero alla gara come se la vivessimo in tempo reale. E vediamo intanto questi meravigliosi highlights con anche il salto della Zuffeldon al volteggio, che non avevamo visto. Sì, questa ospite israeliana in preparazione anche lei per i mondiali di Glasgow, per la sua nazione, ha eseguito uno Zucara Carpio ben eseguito, e ora attendiamo il prossimo esercizio. E allora io approfitto ancora di questa pausa per ricordare un'altra bella sezione, quella dell'aerobica, che invece quest'anno non avrà i campioni del mondo ma i campionati d'Europa, visto che non si tratta di una sezione olimpica, purtroppo aggiungerei, e quindi i campionati europei si svolgeranno ad Elvas in Portogallo dal 2 all'8 di novembre, la nona edizione dei campionati europei, e quindi facciamo un grande saluto a tutta la ginnastica aerobica, la sezione della direttrice tecnica Cristina Casentini, ricordando anche la bellissima medaglia d'argento della coppia mista conquistata a Baku da Michela Castoldi e Davide Donati. E qui andiamo adesso con Mauro Di Rienzo e Lavinia Marongiu alla trave. Sì, fase di riscaldamento per Lavinia, infatti abbiamo visto Mauro con in mano il cronometro per tenere il tempo, sono 30 secondi di prova ginnasta, tranne alle parallele che dovrebbero essere 50 a testa, perché c'è una questione di preparazione, sì, di stagi, di apertura parallela, sì. Chiusura parallela e quant'altro. Sì. Intanto vediamo ancora dei bellissimi replay. Precedente rotazione. Sì, questo è lo Zucara di Elisa Meneghini con questo passo avanti. Stagi, scusami se ti interrompo, sì. Che si preparano, ricordiamolo sempre, anche con il miele, di giusto? Tutto e di più. Non solo il miele. Io li ho visti preparare, vabbè, con l'acqua, okay. Acqua e zucchero, miele, caramello, veramente di tutto. Adesso le ragazze, usando i paracalli, prediligono l'acqua, perché è una questione proprio di grip, col paracallo il miele scivola di più e invece quindi si usa l'acqua. Ogni ginnasta ha una preferenza, c'è chi preferisce lo stagio più bagnato, più asciutto, più ruvido, più liscio, quindi proprio è molto molto soggettivo come cosa, e quindi si ha un attimino in più di tempo per preparare lo stagio. Stessa cosa succede anche per i ginnasti maschi, sempre alle parallele. Loro però fanno un sacco di caos quando sistemano gli stagi. I maschi sono molto più disordinati rispetto a noi femmine a livello ginnico. Abbiamo visto il gonfalone intanto della città di Fermo, e quindi ricordiamo anche, per complimentarci con loro, le due società che hanno organizzato questo evento, in primis la Fermo 85 e poi la collaborazione della Vittoria Fermo, per questa seconda edizione a Golden League, la Lega d'Oro, la Lega delle ginnaste d'oro, bellissimo questo nome trovato insieme al direttore tecnico Enrico Casella, che ha appunto istituito questa manifestazione che prima non esisteva nel calendario nazionale, e questo 12 e 13 settembre ci ha regalato davvero grandi emozioni, grande ginnastica. Oggi stiamo seguendo il concorso a squadre, il concorso all around individuale, che assegneranno medaglia, e poi appunto il concorso di oggi vale come qualificazione per le finali di specialità del secondo giorno, che vedremo in un'altra differita. Sì, intanto l'uscita di Elisa Meneghini alla trave è proprio ben stoppata, il doppio carpio di Lara Mori ben stoppato, e direi che con queste due immagini possiamo ben sperare appunto per il futuro della nostra nazionale in previsione dei giochi olimpici di Rio. Questa è l'uscita di Jessica Elena Mattoni, e continuiamo a vedere veramente il meglio di Nus Mariani
Molto belli anche naturalmente i body che stiamo vedendo, che sono quelli delle società di appartenenza, trattandosi appunto di una competizione, questo è l'arrivo tremendo, veramente sussulto ogni volta perché ci è veramente rabbrividire. Pauroso, sì. E anche lì probabilmente l'esperienza di Adriana Crisci che ha evitato conseguenze peggiori. Sì, intanto Eccoci. Si prepara finalmente. Alessia Leolini alle parallele. Partenza interna sullo staggio basso, sicuramente salirà con un lavoro in Shaposnikova. Eccolo qui, piantata Shaposnikova a salire. Peccato che non colleghi direttamente per la buono. Una piantata Kachov. Collegato un salto Tarzan un pochino sbananato, detto in gergo ginnico. Aiuto, niente, non ci siamo. Purtroppo chiusura delle spalle sulla discesa della gran volta di dorso e quindi ha fermato completamente il ritmo delle parallele. Se durante le parallele si perde il ritmo è difficile andare avanti nell'esercizio. Adesso non so cosa stia facendo, si sta pendendo da sola le parallele, vabbè. Ok, riparte dalla gran volta di dorso. Slancio e via. Eccoci qua. Sono molto strane queste gran volte di dorso, proprio leggermente perse con le spalle. Una piantata e un doppio carpio di uscita, perché la giuria glielo riconoscerà carpio, anche se doveva essere teso. Stefania molto arrabbiatina. Un po' nervosetta. Le avrà dato qualche consiglio, ma sicuramente questo è un momento. Guardatevi, perso proprio la spinta delle spalle. È un momento importante della stagione, bisogna cercare di dare il meglio, cosa che stiamo adesso vedendo. Lavinia Marongiu, invece ginnasta allenata all'Accademia dell'Acquacetosa a Roma, Mauro Di Rienzo, Chiara Ferrazzi. Specialista della trave, ricordiamo che l'anno scorso proprio lei ha aperto i mondiali di Nanning, primo attrezzo, prima ginnasta, quindi insomma carico sulle spalle e via, anche perché era la sua prima esperienza mondiale. Sì, ha dato un contributo importante anche lei per la prequalificazione per i mondiali di Glasgow, dove appunto vedremo le migliori 24 nazionali appunto dell'edizione di Nanning. Sì, intanto sta portando avanti un buon esercizio alla trave, ha fatto una bella serie acrobatica indietro, un doppio flick con un salto dietro teso smezzato e ora procede con la sua routine. Peccato. Ogni tanto mi sembra di gufare tutte le cadute, comunque no, purtroppo salto capita. Costale, questo salto costale poi è parecchio antipatico, per l'arrivo laterale e l'uscita, un doppio raccolto con un passo indietro. Peccato per la caduta per Lavinia. È difficile per noi commentare perché è sempre dietro l'angolo l'errore, però approfitto per, appunto, dato che ho usato questo termine, gufare, per sottolineare la scaramanzia che c'è nella ginnastica, vero? Enorme. E quindi ci sono tutti dei rituali prima degli esercizi. Tu ne avevi qualcuno? Sì, diversi, cioè proprio a partire dalla mattina. C'era proprio il rituale di farsi le unghie, poi i capelli, sempre le stesse mollette, sempre nella stessa posizione, il trucco e quant'altro. Siamo incredibilmente scaramantici. Vediamo adesso Thea Ugrin al corpo libero, ovviamente uno degli esercizi dove riesce ad esprimere meglio tutta la sua eleganza. Eleganza, esatto, un triplo avvitamento in entrata e un doppio carpio in seconda diagonale a pelo dentro il quadrato. Una jambe cambio ad anello molto ben aperto e un salto strag, bella la musica che l'accompagna nel suo esercizio. Doppio avvitamento che dovrebbe essere proprio tratta dal Lago dei Cigni, se non sbaglio, e lei infatti la chiamano il Cigno. Il Cigno dell'artistica 81, poi davvero una società che ha espresso tantissime ginnaste di livello, ricordiamo nel precedente quadriennio, oltre a Federica Magria anche Francesca Benolli. Sì,
campionessa europea a volteggio nel 2005 a Debrecen. Intanto questa perdita d'equilibrio un po' banalotta, probabilmente stava già pensando che è l'ultima diagonale. Un doppio raccolto, un po' scarso di spalle, un grande passo avanti. Angiame cambio con mezzo giro e il finale. Là. E saltiamo subito al volteggio, dove Lisa Meneghini si prepara per il suo salto. Molto bene, uno Yurchenko con un avvitamento e mezzo, lo stesso salto che ha presentato Adriana Crisci, però con un arrivo nettamente migliore, molto ben eseguito, buono l'attacco sulla tavola braccia tese, buona l'altezza, c'è da sistemare un pochino l'arrivo, buono anche in linea e un passo da tre e un passo da uno poi, però buon salto sicuramente, può aiutare la squadra. Ecco, ne abbiamo parlato tanto di Federica e la vediamo adesso in azione al corpo libero. Federica Macri, appunto, come hai ricordato, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 dopo un incredibile recupero da un infortunio bruttissimo che aveva avuto in Serie A, se non sbaglio. Sì, ha rotto il tendine d'Achille. E quindi comunque insomma riuscì a partecipare a quella spedizione, ma sicuramente non al top della condizione, dove invece l'abbiamo vista a Volos nel 2006, sì, quando la squadra femminile ha ottenuto il miglior risultato della sua storia, la medaglia, d'oro, medaglia d'oro continentale, insieme appunto a Vanessa Ferrari, che in quel momento stava proprio esplodendo, da lì a poco avrebbe vinto i mondiali a livello individuale e l'anno prima aveva praticamente vinto tutto a Almeria, ai giochi del Mediterraneo. Esatto, intanto momento di attesa per Federica. Sì, comunque possiamo vedere ancora una vistosa fasciatura anche sulla gamba di Federica. Intanto Paolo Bucci dà qualche consiglio a Carlotta Ferlito per il volteggio. Sì, perché dalla gara che stiamo vedendo la Gallissone sta veramente facendo bene, quindi sì, ha davvero ottime chance per soffiare il titolo alla Brixia. E vediamo appunto Federica, che sicuramente ha l'esperienza per saper gestire questa attesa, starà ripercorrendo sì, forse con la memoria i movimenti che dovrà fare da lì a poco. Sì, penso sia, ecco, esatto, già aspettando la musica e adesso parte con un bellissimo triplo giro in passé, prima diagonale, un doppio carpio molto ben tenuto. Io Federica me la ricordo veramente piccolissima, nel 2004 ai campionati europei di Amsterdam lei era junior insieme anche a Vanessa e parecchie altre ragazze della spedizione poi di Pechino, e quindi sono molto affezionata a loro. Bellissima la parte coreografica a terra, sempre molto espressiva. Questa è un po' una particolarità di Trieste, lavorano tantissimo sulla parte di danza. Un enjambé cambio con mezzo giro. Si prepara per la diagonale sotto i consigli delle compagne che la guardano. Opla, un doppio raccolto con un arrivo un po' scarso di spalle e termina così il suo esercizio. Sul suo volto si intravede un po' di dispiacere per quei piccoli errori, per quelle piccole imprecisioni. Una perfezionista, Federica. Vediamo adesso Carlotta Ferlito al volteggio, sicuramente forse dei quattro l'attrezzo dove insomma lei riesce a esprimere meno le sue potenzialità. Sì. Dovrebbe fare, esatto, un Yurchenko con un avvitamento e mezzo, però ben eseguito, un po' sporco con le gambe sulla fase di volo, quindi un tre decimi secchi proprio. Adesso possiamo sicuramente vederlo meglio sul rallentatore. Guardate un po', ecco, la ricerca dell'arrivo
in anticipo piegando le gambe la farà incappare in una penalità di 3 decimi. Intanto Lara Mori sistema la pedana per l'entrata in parallela sotto lo sguardo attento di Stefania. L'esercizio di Lara Mori è l'ultimo di questa nostra differita, di questa terza rotazione. Quindi vediamo adesso la preparazione, la concentrazione dell'atleta toscana. In attesa della chiamata della giuria si pensa a tutto e di più, si scaldano i muscoli, si sistemano le mani. Si pensa a tutto ciò che potrebbe aiutare poi nell'esecuzione dell'esercizio. Il pubblico del Pala Savelli, che ha avuto la fortuna appunto di vedere la prima grande manifestazione di ginnastica dopo la pausa estiva. Ce ne saranno tante altre, anche di altre sezioni, pensiamo ad esempio a tutta la serie A di ritmica che noi proporremo sul nostro canale YouTube. A questo proposito vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori di registrarsi al FG Channel, perché è importante anche dimostrare che siamo in tanti. E quindi adesso il via allo start della giuria e Lara si appresta a iniziare il suo esercizio. Uno stalder con un giro intero, un grande salto, è un'esigenza specifica per le parallele, secondo grande salto, grande valore in questo elemento, dallo stagio alto allo stagio basso con un Tarzan, ritornando subito sopra per avvicinarsi alla fine del... Bravissima, ha recuperato molto bene questo endo e un doppio teso d'uscita con le gambe anche lei leggermente piegate, molto brava a recuperare quell'endo un po' scarso. E con l'esercizio di Lara Mori appunto terminiamo la terza rotazione e ci abbiamo, ed entriamo quindi, nell'ultima che sarà decisiva appunto per decretare tutte le classifiche che abbiamo detto, quella sì, a squadre, quella individuale, esatto, definitive per oggi, appunto le qualificate per le finali a 8 di domani. E voilà, intanto questo bellissimo replay che ci offre l'Ave Media Solution. Parlavamo appunto del canale YouTube, vorrei anche festeggiare e ringraziare tutti coloro che ci seguono sui nostri social, in particolare sulla pagina Facebook, perché proprio in questi giorni abbiamo raggiunto quota 60.000. Sono davvero tanti, considerando che abbiamo circa 130.000 tesserati, ecco, non tutti magari sono dell'età giusta per avere la pagina su Facebook, perché molti di loro saranno piccolissimi, però insomma è già una bella comunità. E quindi ci auguriamo di crescere anche con il nostro canale YouTube, perché la Federazione Ginnastica Italia, vorrei ricordarlo, ha fatto veramente una scelta storica lo scorso anno, decidendo di non cedere i propri diritti televisivi alla RAI e di andare in produzione autonoma di questo canale, che permette di far vedere tutta la ginnastica in tempo reale su un supporto, quello di internet, che rappresenta indubbiamente il futuro, che è sicuramente molto più naturale e accessibile per la stragrande maggioranza dei nostri tesserati, che sono al di sotto dei 18 anni. Ricordiamo circa oltre l'80% dei nostri iscritti alla Federazione Ginnastica sono praticamente adolescenti, e quindi sono molto abituati a fruire di questo strumento. E abbiamo la Federazione, il Consiglio Direttivo Federale, dal Presidente Agabbio con tutti i membri dell'attuale Consiglio, hanno deciso di precorrere i tempi, un po' come è stato negli anni 50 quando sono iniziate le prime trasmissioni della RAI. Adesso noi abbiamo pensato di andare su YouTube e stiamo regalandoci, auguriamo, un servizio importante a tutti gli appassionati di ginnastica, che non devono più attendere giornate e giornate per vedere le nostre gare. Intanto vediamo quello che appunto stavamo dicendo, un balzo in avanti della Gallissone.
Sì, una cosa che salta all'occhio è il punteggio della Trave, un 66-40 contro un 61-85 del Brixia. Incide molto la Trave, sì, di Carlotta Ferlito. La Trave di Carlotta, di Enus, è sì, comunque un po' la storia della Galdissone alla Trave normale. Intanto Grisetti, Giada, opla, anche l'aiuto. Ci stiamo un attimo distraendo, Giada ha perso l'appoggio sulle parallele, lei è del centro sport Bollate, ma in questa gara, come abbiamo ripetuto più volte, è in tra virgolette prestito alla Galdissone. Vediamo infatti anche Massimo Gallina e Federica Gatti che le stanno dando le loro indicazioni, i due tecnici della Prolissone, mentre abbiamo visto l'allenatrice di Giada. Monia Marazzi, centro sport Bollate. Intanto questa ginnasta dalla gamba lunghissima si appresta a terminare il suo esercizio. Nendo collegato a un bellissimo doppio avanti d'uscita con un lungo passo avanti, però è un'uscita molto complessa, sempre per il discorso dell'arrivo in avanti che è più complicato. Peccato per quell'errore nel Tarzan. Intanto un abbraccio forte con la carinissima Sofia Campana, eccolo qua l'errore. Sì, un abbraccio internazionale perché sì, Sofia viene dal Colorado dell'America, mentre Giada è svizzera. È svizzera, quindi un bel miscuglio di nazionalità. E intanto ci trasferiamo al volteggio dove Desiree Carofiglio si prepara a saltare. Bene, andiamo al volteggio. Il suo attrezzo di punta. Uno Yurchenko con un avvitamento molto ben fatto l'arrivo. Gli dà fastidio un piede, dolore, probabilmente un fastidio alla caviglia. Del resto vi assicuro che l'impatto coi tappeti, per quanto si chiamino materassoni, non sono così morbidi come sembrano, quindi se si calcola la velocità e l'altezza e il peso della persona, quello che si sente sulle articolazioni è un peso veramente molto maggiorato rispetto al peso reale della ginnasta. Intanto preparazione meticolosa delle mani per Enus Mariani. Sì, Desiree che tra l'altro, vado a memoria, non mi perdoneranno gli ascoltatori se sbaglio, dovrebbe essere stata finalista juniores a Sofia al volteggio. Intanto Enus che prepara i paracalli, sono stati introdotti sì, da poco, no? Dal direttore tecnico. Sono stati introdotti obbligatoriamente, sì, chiaramente, da poco dal direttore tecnico, erano facoltativi, c'è chi già li utilizzava, gli americani non esiste che facciano parallela senza paracalli, per un maggior grip e per una migliore presa, soprattutto in ginnaste di una certa età e quindi con anche un determinato peso. Quindi adesso fin dagli 8 anni, quindi l'età in cui si può iniziare a gareggiare da lieve, è obbligatorio utilizzare i paracalli, non si può gareggiare a mani nude, cosa che fino a 2014 dicembre si poteva fare. Ed eccola qua, chiamata dallo speaker e anche dalla giuria tra poco. Momenti di grande concentrazione, occhi attenti anche dei tecnici Claudia Ferré e Anna Sassone, anche perché appunto la galla è in testa e questo è l'ultimo attrezzo e non è l'attrezzo forte della galla, purtroppo. Però di Enus sì, quindi può dare una grande mano. Esatto. Ecco, infatti, bellissimo questo Shaposnikova dalla piantata, un Tarzan fatto bene. Stalder con un giro, Stalder stacco. Stalder mezzo giro, collegato a un salto Jäger, molto ben eseguito, molto alto. Bello questo Stalder Kachov. Stalder mezzo giro e si appresta all'uscita. Un doppio teso, ben eseguito. Oh no. Ma dai, non ci credo.
questa è proprio una perdita di non, boh, ok, ho finito, faccio un passo indietro, inciampo e cado. Tra l'altro poi la sfortuna che era finita la il tappetino superiore, quindi ha avuto un inciampo. Sì, gli è quasi, sembra quasi che gli è ceduta leggermente la gamba, adesso vediamo al rallentatore. Sei convinta di avere un appoggio, invece non lo trovi, è come saltare in uno scalino, guardate, op, esatto. E poi non ha trovato più il sostegno. E si stava già praticamente presentando, infatti anche Massimo era un attimino allibito. Intanto inquadrata Jessica Elena Mattoni con la sua allenatrice Elena Koniukova. Vediamo intanto sullo sfondo l'ufficio stampa della federazione Federico Calabro. Ed eccolo qua, uno Yurchenko con un avvitamento ben eseguito, leggermente fuori asse sulla linea della direzione, infatti è arrivata quasi vicino al cono della direzione, possiamo vedere anche dal rallentatore, guardate come arriva fuori dalla riga, quindi ci saranno dei decimi appunto di penalità per la direzione del salto. Prossima ginnasta, la Linari, la vedremo fra poco in pedana. Vorrei anche ricordare che in occasione degli assoluti di ginnastica artistica che saranno in scena il 26 e 27 al Palavela di il 26 e 27 di settembre al Palavela di Torino, ci saranno anche quelli di trampolino elastico individuale, mentre quelli di trampolino di sincronizzato sono già stati disputati a Brindisi, quindi grande appuntamento, importante anche per questa sezione olimpica. Bellissima questa inquadratura, Noemi sembra piccolissima, già è piccolina di suo perché è proprio piccola, in questo modo si fa vedere veramente quanto minute possano essere queste giovani ginnaste, ma vedrete quanta energia riesce a portare nel suo esercizio a corpo libero. Sì, questa produzione della Vmedia Solution per la Federazione Ginnastica d'Italia mette in campo davvero uno sforzo produttivo importante, quattro telecamere, due fisse dall'alto, due in campo gara, poi diverse GoPro posizionate per cogliere appunto delle prospettive inusuali di determinati esercizi, e da questa manifestazione abbiamo visto all'inizio a livello sperimentale anche l'utilizzo del drone all'esterno del palazzetto, ma non è escluso che prima o poi lo vedremo utilizzato dove, negli impianti dove è possibile dal punto di vista dell'altezza, ma sì. Ci stiamo davvero specializzando. Adesso la giovane Linari è nella posizione di partenza al corpo libero. Sì, parte subito con molta energia, con un bel enjambe cambio con un giro. E la prima diagonale, un avvitamento e mezzo dietro, un avvitamento avanti. Parte coreografica e seconda diagonale, un doppio carpio molto ben controllato, brava sugli arrivi acrobatici, un doppio giro in passé, passo di danza, e terza diagonale per lei. Leggermente scarso con le spalle, però comunque un gran bel salto di valore D. E all'angolo per l'ultima diagonale. Doppio avvitamento e mezzo, quindi chiusura con l'elemento D e 0,50 appunto per la nota di partenza, esigenza specifica dell'uscita. Beh, molto bene per la ginnasta, la 14enne di Scandiano, un'altra ginnasta classe 2001, quindi futuribile per la strada per Tokyo, Road to Tokyo. Sì.
e quindi sotto attenta osservazione del direttore tecnico per il prossimo quadriennio olimpico. Esatto, intanto bella questa inquadratura dell'angolo con la partenza a un piede, anche questa richiesta specifica del codice internazionale dei punteggi. E tra poco continuiamo con la Brixia, esatto. Con Martina Rizzelli, che dovrà davvero dare un contributo importante alla società lombarda bresciana per cercare di recuperare un po' di strada rispetto alla Gallissone. Vediamo intanto le giudici che contano le penalità, stanno contando. Ecco, ricordiamo anche il corpo giudicante italiano, che è appunto coordinato da Gioconda Raguso, che fa davvero un ottimo lavoro insieme a tutte le sue giudici per garantire sempre la correttezza delle competizioni del calendario nazionale. Molte di loro poi sono anche giudici internazionali, come Anna Claudia Cartoni, che stiamo vedendo adesso di spalle. Girate. Sulla destra del teleschermo. E adesso stiamo attendendo appunto la prossima ginnasta. E ricordiamo ancora una volta l'importanza di queste produzioni federali che garantiscono la visibilità di questo meraviglioso sport, però per fortuna i campionati del mondo saranno trasmessi integralmente da Rai Sport 1, quindi vi daremo poi nel dettaglio più avanti il palinsesto appena appunto gli uffici di Saxa Rubra ce lo ufficializzeranno. Però ecco, sicuramente mondiali europei sono acquisiti a livello internazionale dalla RAI, che ci offre questo straordinario spettacolo. A livello nazionale ci pensa la federazione, e diciamo che ci permettiamo di dire che lo fa anche molto bene. Sì, direi proprio di sì. Poi ecco, anche grazie alla competenza del tuo commento tecnico, che grazie, ci regala sempre ci toglie tantissimi dubbi, tantissime curiosità, perché ecco, non tutti quelli magari che ci seguono sono così esperti. Tu, allenando e avendo praticato la ginnastica, veramente ci sveli dei interessanti retroscena. Sì, in futuro farò anche il corso giudici, quindi insomma andiamo sempre più nel cuore della ginnastica, anche perché è veramente complicata, in continuo aggiornamento, ed è necessario anche per noi allenatori e per tutti gli altri tecnici veramente restare in costante aggiornamento. Intanto fantastici questi replay a rallentatore. Se anche i giudici potessero vedere l'esercizio a rallentatore, diventerebbe tutto più difficile. I punteggi sarebbero tutti più bassi, perché sono già molto severi e col rallentatore lo sarebbero ancora di più. Nella mattinata invece si è svolta anche una competizione con le rappresentative regionali e le squadre femminili e miste della GPT, quindi comunque un programma che si va anche articolando in questa seconda edizione rispetto all'esordio dell'anno scorso. Complimenti ancora una volta allo staff di Paola Trastullo e a tutta la Fermo 85, che ha potuto quest'anno soffrire della collaborazione della Vittoria Fermo e anche appunto all'utilizzo di questo impianto, il Pala Savelli, veramente, veramente un bel impianto, collocato a Porto San Giorgio. Sì, visibile dall'autostrada. Dall'autostrada, quindi facilmente raggiungibile. Esatto. Porto San Giorgio, che invece è la località dove tu hai scelto di trasferirti. Sì, tu sei, esatto, Brianzola. Io sì, di Lissone proprio. E quindi adesso sei lì, tutti i giorni vai ad Ancona ad allenare. Esatto, sì. Mi sono trasferita nelle Marche per andare a vivere con il mio compagno, che appunto ci scherzavamo prima, ma è Paolo Ottavi, quindi pane e ginnastica tutti i giorni in casa. Abitiamo, a dire il vero, in un piccolo paesino vicino che si chiama La Pedona, tutto attaccato, perché tutti lo scrivono staccato, invece è tutto attaccato. 1100 abitanti, quindi una cosa proprio piccola piccola, e io tutti i giorni vado in Ancona ad allenare
in questa bellissima società che mi ha accolto a braccia aperte e che mi sta veramente facendo crescere in ogni ambito, quindi li ringrazio vivamente. Beh, d'altra parte abbiamo parlato della Lombardia, ma anche le Marche sono una realtà importantissima per la ginnastica italiana, perché appunto oltre all'artistica, alle grandi manifestazioni organizzate che abbiamo citato, anche la ritmica per esempio è molto presente con la World Cup che si disputa tutti gli anni a Pesaro, e proprio a Pesaro poi si svolge la festa della ginnastica nel periodo di giugno, la ginnastica in festa, che è il momento più importante della sezione della GPT, la sezione promozionale attesissima da oltre 30.000 giovani e non solo ginnasti di questa sezione amatoriale splendidamente diretta da dalla Polini, e quindi Polini tra l'altro mamma di un ginnasta, esatto, che partirà domani per Milano e poi giovedì per Amsterdam, Giancarlo Polini. Sì, Emiliana Polini, ecco, sarà presente con il cuore nella trasferta, sì, di io anche olandese. Intanto vediamo Martina Rizzelli, si appresta a partire nel suo esercizio al corpo, sì, libero. Corpo libero, bellissimo questo doppio giro impugnato, prima diagonale per lei, un doppio teso molto ben eseguito, brava Martina. Un salto artistico per poi tornare nello stesso angolo di arrivo per partire per la seconda diagonale. Uno Tsukara, leggermente scarso, sì, per fortuna non ha appoggiato la mano a terra, quindi niente punto di caduta per lei, ma tre decimi abbondanti di passo più qualcosa sull'esecuzione del salto. Forse c'è ancora da lavorare un pochino sull'espressività e sull'interpretazione della musica e dell'esercizio. Per quanto riguarda le spinte, direi invece che ci siamo benissimo. Sì, abbiamo parlato delle scuole, delle nostre società. Sicuramente la Brixia si distingue per la potenza, sì, no? Delle sue ginnaste, molto simile. Alla... Si è piantata per terra. Sì, veramente bellissimo, stoppata. Molto simile un po' alla scuola americana, infatti Marta Caroli al trofeo Città di Jesolo ha fatto i complimenti a Erika Fasana, che dice somiglia davvero a una delle mie ginnaste. Sì, infatti Erika ha questa esplosività incredibile proprio sulla parte bassa del corpo, quindi sulle gambe, volteggio, corpo libero, sono in assoluto i suoi attrezzi migliori. E adesso ecco che invece andiamo ad un'altra realtà, quella della Ginni Cagiglio, e Alessia Leolini sulla trave. Un giro a 90 gradi. Serie acrobatica indietro, flick e salto per l'esigenza specifica appunto di composizione dell'esercizio. Ribaltata senza. L'ho vista un po' agitata Alessia, un po' nervosa nell'affrontare questa gara. Un cosacco e un sison, serie artistica. Passo laterale con collegamento, anche questo è necessario proprio sulla composizione dell'esercizio. Bellissima questa inquadratura sui piedi della ginnasta, vi fa capire quanto è stretta la trave, insomma sulla trave con un piede di fianco all'altro non si può stare, non ci si sta. Larghezza della trave 10 centimetri, quindi ci sta giusto un piede. È uscita, flick smezzato, un avvitamento e mezzo dietro che è un elemento di valore C, 0,30 sulla nota di partenza invece che 0,50. Mi sembra un buon esercizio per Alessia, che ha un po' rimosso un po' gli errori degli esercizi, sì, precedenti. Parallele. E adesso vediamo la Lisa Mini Meneghini sugli stagi asimmetrici. Sì, Gallissone che deve cercare di limitare i danni. Dopo la caduta, sì. lo spreco di Enus Mariani, esatto, dopo l'esercizio strepitoso. Un salto Tarzan, leggermente aperte le gambe, buona la capovolta in verticale. Piantata in verticale, piantata con un giro.
e si prepara per l'uscita, un mezzo giro doppio avanti. Questa è un'uscita che ci aveva abituato a vederla Adriana Crisci, lei l'ha sempre fatta. Adesso direi che anche Elisa la svolge nei migliori dei modi. Brava Elisa, anche perché so benissimo che questo non è il suo attrezzo preferito in assoluto. Sarà, boh, probabilmente si prende dall'allenatrice un pochino anche la passione per gli attrezzi, non lo so, però è difficile che alla Galci sia stata qualcuno che amasse le parallele. È diventato Carlotta Ferlito che prepara gli stagi, sì, per l'esercizio successivo. Passiamo alla Vigna Marongiu, al corpo libero. Sì. Anche lei, Vixia Brescia. Un avvitamento e mezzo dietro, salto teso avanti. Siamo già a quasi a metà esercizio, quindi è una diagonale un pochino più semplice rispetto alla prima sicuramente, e rispetto all'ultima, che dovrà essere una D per avere lo 0,50 di esigenza specifica, altrimenti questo è un doppio avvitamento. È una C. Parte a terra di coreografia. 1 giro impugnato molto ben eseguito, molto pulito. Enjambé ad anello e enjambé cambio con mezzo giro, e ora verso l'ultima diagonale. Un doppio carpio, infatti un elemento di valore D, quindi 0,50 sulla nota di partenza. È molto bello il finale, molto energico, molto bene per Lavinia. Sì, la ginnasta della Fenice 2009 che compirà 17 anni il 26 settembre, quindi giovanissima. Intanto abbiamo visto il finale del salto di Thea Ugrin. Esatto, un Yurchenko con un avvitamento molto ben eseguito, ma per loro è un esercizio, non dico di base, ma poco ci manca, quindi è proprio una cosa, tra virgolette, semplice. Anticipiamo che in finale, al volteggio, le atlete dovranno eseguire un solo salto. Sì. Sì, sì, decisione appunto del direttore tecnico Enrico Casella, che vediamo qui inquadrato insieme a Marco Campodonico, proprio forse per non rischiare troppo. Sì, per non rischiare. Poi non abbiamo tantissime specialiste in Italia del volteggio col doppio salto, anche perché non possono essere due salti uguali, ma devono essere due salti di gruppo diverso, quindi deve essere uno Yurchenko, uno Zuccara, uno Yurchenko, una ribaltata, una rondata, quindi non è semplice, soprattutto non si ha sempre il tempo di poter lavorare su due salti. E qui invece abbiamo visto purtroppo l'errore di Silvia Becatini, sì, della Ginni Cagiglio. Sì. Io feci una finale a volteggio nel lontano 2002 a Patrasso, io avevo due salti a volteggio, mi sono trovata a gareggiare di fianco ad Elena Zamolocikova e mi sono sentita piccola piccola, infatti... Ancora un errore, sì, intanto sì, vediamo della ginnastica. Campionati europei, no? Di Patrasso. Europei, esatto, quando ci fu la medaglia di bronzo a squadre. Sì, Alberto, sì, Busnari, sì, mi pare che vinse, sì, al cavallo con maniglie. E l'occasione appunto anche per salutare Busnari, che quest'anno ci ha regalato un bellissimo bronzo agli europei di Montpellier. Esatto. E intanto, dopo questi bellissimi replay, ci spostiamo alle parallele con Carlotta Ferlito. Sì, il caporal maggiore Carlotta Ferlito. Approfitto anche per salutare il nuovo ingresso di Erika Fasana nel centro sportivo della Cecchignola. Quindi si allarga la truppa. Ai. Mannaggia, mannaggia. Shaposnikova troppo basso, ovviamente questo è un salto che va impugnato di spalle. È un po' scoraggiata Carlotta, ma insomma è davvero l'unico errore della giornata, di una prestazione veramente maiuscola, quindi insomma ci può stare, anche se speriamo che non ci sia nei momenti che contano. Esatto, forse ci teneva a fare una gara liscia, come diciamo noi in gergo, però sai, l'errore può arrivare, soprattutto in un attrezzo dove che non ami e che non apprezzi, e personalmente su una parallela come la Gymnova, che è molto molle, molto morbida, e forse lei è abituata a lavorare su un altro marchio, chiamiamolo, di attrezzatura, e gli stagi sono diversi, non ce n'è. Cos'è, Janssen e Fritzen?
se non sbaglio a Milano c'è Jansen & Fritzen, sì, e, tipo Alissone c'è una Gymnova in buca, una Fonti fuori, la bravura delle ginnaste, anche se è veramente complicato, è riuscire ad abituarsi al cambio di stagio. Anche io facevo fatica da morire a lavorare sulla Gymnova perché era troppo molle, troppo elastica. Comunque un'uscita bellissima, tra l'altro molto stoppata, quindi direi che ha reagito in maniera ottimale Carlotta. Un grande applauso per lei e per la sua gara. Passiamo a Federica Macria al volteggio. Sì. Uno Jurchenko avvitato, molto ben eseguito, molto pulito, in linea, in asse, perfetto, ottima gara anche per Federica. Ecco, i complimenti fatti di Diego Pekar, e vediamo il replay. Sì, proprio bello, intanto un'inquadratura del nostro direttore tecnico che chiede a qualcuno se è tutto a posto. Vediamo qui la giuria, al centro si riconosce Dora Cortigiani, che è la nostra... Sì, ed Enrica Ferloni di fianco. Dora è una nostra giudice internazionale, spesso impegnata nelle gare importanti, sì, al di là dei nostri confini. Ed ora eccoci con la piccola Mori. Sì, Lara Mori alla trave. Siamo agli sgoccioli anche per questa quarta rotazione. Lara Mori, anche lei specialista della trave, ha un buon esercizio. Enjambe cambio, arrivo a piedi pari, salto indietro collegato. Vedete che quasi quasi i piedi vanno fuori dalla trave, un giro impugnato. Si prepara per la serie acrobatica indietro. Flick, salto teso smezzato, salto teso smezzato, un piccolo sbilanciamento sull'arrivo, ma molto ben tenuto. Ruota senza mani, collegato a una jambe sul posto, collegato a un cosacco, 0,10 di abbuono. A jambe cambio ad anello, tensione ai piedi sempre dove vanno. Enjambe cambio con mezzo giro e si avvicina alla fine della trave per eseguire la sua uscita del suo ultimo attrezzo. Una rondata e doppio avvitamento e mezzo stoppatissimo, quindi molto bene Lara, ottimo esercizio per lei. Un bel sorriso, finisce la sua gara. Beh, direi che sì, a livello di preparazione per il mondiale ha fatto vedere un buon bagaglio tecnico. E intanto andiamo a corpo libero a terminare con Erika Fasana. Erika Fasana al corpo libero è davvero un bel finale. Sì, esatto, sì, si termina proprio bene. Guardate, bellissimo questo doppio teso piantato a terra. Poi lei è bella energica a corpo libero, proprio sulla coreografia, su questa musica. Unica ginnasta italiana oltre a Vanessa Ferrari a seguire il suo caro abitato. Sì, okay. Che non abbiamo visto qui. No. No, perché appunto, come abbiamo detto all'inizio, ha tagliato qualcosina sugli esercizi per non sovraccaricare, anche perché ci sono da fare. L'all round agli assoluti, le finali per attrezzo agli assoluti e la Novara Cup. Insomma, di gare ce ne sono ancora parecchie, bisogna saltare sul duro ancora per parecchio tempo. Quindi piano piano si arriva a fare tutto. New entry, abbiamo detto, del centro sportivo dell'esercito italiano, insieme a Carlotta Ferlito, Giorgia Campana e ricordiamo anche Elisabetta Preziosa, che appena ha lasciato l'attività agonistica. E visto che abbiamo ricordato l'esercito italiano, ringraziamo e salutiamo anche l'aeronautica militare, sì, che è importantissima invece sul lato della maschile, tra cui c'è anche, sì, Paolo Ottavi. Esatto. E anche per la ritmica. E della ritmica. Sì. Oh, ottimo questo doppio carpio finale per Erika. E termina così il suo esercizio. Vedete che anche lei ha una bella fasciatura. Non si nota tanto da lontano perché
da codice è obbligatorio che le fasciature siano color carne, quindi non devono risaltare sul corpo, ma vedete sulla gamba sinistra, fino a sotto, fino alla termine del polpaccio, lei ha una bella fasciatura, quindi probabilmente c'è qualche sofferenza a livello muscolare piuttosto che a livello tendineo. Sarà importante appunto la gestione anche di questi piccoli problemini per arrivare al top a Glasgow a fine ottobre, appuntamento con i campionati del mondo. E con questo esercizio quindi concludiamo la nostra ampissima sintesi di questa gara, la Golden League, che si è svolta nel weekend, e possiamo quindi dare i risultati finali a partire dalla classifica squadre. E quindi si conferma quello che avevamo visto già nella terza rotazione in aria, la ginnastica artistica lissonese si aggiudica questa seconda edizione della Golden League. Bene, sono contenta. Sì. Io tifo sempre nel mio segreto. La tua appartenenza può rinnegare, no, comunque assolutamente. E sportivamente parlando, davvero una bellissima prova della società di Lissone, che si è avvalsa anche della forte collaborazione della Enus Mariani, quindi questo connubio lissonese che porta alla vittoria la cittadina brianzola con 269,6 punti, e a seguire la Brixia Brescia con 268,850. Ad onore del vero dobbiamo dire che la Brixia non ha schierato la sua ginnasta più rappresentativa, naturalmente, sì, Vanessa Ferrari, che sta gestendo appunto la sua preparazione per i mondiali, quindi insomma speriamo davvero di rivederla in grande forma a Glasgow. E al terzo posto la artistica 81 Trieste con 262,550, e quarta la Ginica Giglio, proprio come in campionato, con 257,650. Quindi rispetto appunto alla Serie A, quindi alla finale di Rimini, c'è stato un balzo in avanti della Gallissone, che quindi fa scalare Brixia e artistica 81, che invece le erano state finite davanti proprio nel campionato 2015. A livello individuale, invece, se possiamo dare questa bellissima notizia, cioè la vittoria di Carlotta Ferlito. Sì, un grandissimo ritorno sul gradino più alto del podio di Carlotta, con una buona gara, alla fine l'abbiamo detto, un errore a parallela, però il resto veramente svolto da manuale. Allora, un totale di 56,650, che è un bel punteggio importante, sì, con appunto l'eccellenza della 15,150 alla trave, che invece è un punteggio che mi sembra veramente di livello per entrare in un eventuale finale. Sì, sì, assolutamente. 15,150 è da finale. Calcolando che ultimamente le finali alla trave si sono sempre viste con punteggi più bassi, 15,150 è anche da metà classifica. Sì, adesso non voglio esagerare, anche perché poi la gara di Glasgow è la gara di Glasgow. Però se dovesse ripetere questo tipo di esercizio, sicuramente ha delle buone probabilità almeno di entrare in finale. Esatto, no? Il discorso è che più che altro ci fa veramente felici vedere che è tornata quella a cui ci aveva abituato, perché Carlotta Ferlito è stata finalista alla trave ad Anversa, sì, e poi appunto ha avuto questo problematico 2014 che non le ha permesso di partecipare ai mondiali di Nanning, ma comunque insomma questo è il suo standard. Poi diciamo la concorrenza mondiale è pazzesca. Quindi però ecco, vedere questo punteggio ci conforta, perché significa veramente che abbiamo una freccia al nostro arco davvero, sì, importante. Poi abbiamo, a parte il 12.700 delle parallele, dove l'abbiamo vista sbagliare, il 14.350 al corpo libero e il 14.450 al volteggio, che per la squadra ha ottimi punteggi tutti e due, sono davvero importanti, sì, punteggi importanti. Al secondo posto Martina Rizzelli, e anche questo ci fa piacere perché è una conferma per questa ginnasta che ormai possiamo dire sbocciata, 56.200 per lei, per Martina, e con una punta alle parallele 14.700, che sono senz'altro il suo attrezzo. Sì, 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 il suo attrezzo preferito. Assolutamente. E ancora, mentre stiamo vedendo la premiazione della gara di ginnastica per tutti, sì, che si è svolta in mattinata, ed è meravigliosa questa idea di far premiare alle protagoniste. Sì, Erika Fasana sta premiando queste bimbe che la guardano con gli occhi a forma di cuore. È una bellissima immagine. Anche perché, come potete vedere, Erika ha tatuato sull'avambraccio i cinque cerchi olimpici, che è una
una normalità, una prassi di tutti coloro che non possono dimenticare questa bellissima partecipazione, quindi il sogno di chi, qualunque atleta giovane che, o meno che sia. Per quanto riguarda invece sempre il podio all around, abbiamo al terzo posto un altro graditissimo ritorno, Enus Mariani, che ottiene invece un 55.600. Intanto vediamo qui la regia, Gianni Rizzo ci manda la classifica squadre che abbiamo già letto, però ci sono i totali di squadre, possiamo vedere, evidenziare quello che dicevi te, il 66.40 alla trave della Gallissone, che sicuramente ha fatto la differenza. Giusto l'artistica 81 è riuscita ad avvicinarle, a reggere il confronto, sì. E comunque anche, ecco, il 68.45 che uguaglia il punteggio della Brixi al corpo libero, preciso. Poi a parallela c'è un bel distacco da Gall, e perché c'è l'errore dell'Enus Mariani, l'errore di Carlotta, quindi ci sono due punti che sguazzano. E volteggio, comunque la Brixia Brescia ha presentato due Yurchenko con doppio avvitamento e hanno un punteggio di partenza molto più alto, quello di Sofia e quello di Martina. Al quarto posto troviamo Lara Mori, che quindi salutiamo con grande gioia anche questo suo ritorno, con 55.500, quindi un decimo di distacco dal podio praticamente da Enus Mariani. E quinta Elisa Meneghini con 55.450, quindi davvero in una manciata di millesimi, potremmo dire. Ci sono tre ginnaste, e poi a seguire Sofia Busato e tutte le altre, Thea Ugrin e Federica Macri. Comunque, ecco, ricordo che intanto vediamo la premiazione che prosegue con il presidente del comitato regionale Marche, Marco Baglioni. Volevo dire una piccola cosa, che tra le prime non troviamo Erika Fasana, semplicemente perché non ha fatto trave. Quindi ovvio, con un attrezzo in meno non possiamo trovarla all'inizio della classifica, ma comunque sì, sarebbe sicuramente qualificata là in alto insieme alle sue colleghe. Certo, il suo punteggio con 3-3 è 43-150, quindi con un, vogliamo pensare un 14, avrebbe avuto un 57, quindi probabilmente se la sarebbe giocata infatti, con Carlotta Ferlito. Sì, fai che... Sì, però il 14 gliel'abbiamo dato un 14, noi. 14, sì. Non è... La trave non è proprio il suo attrezzo preferito, quindi... di Erika, quindi magari qualcosina in meno, però comunque sappiamo che sarebbe stata praticamente sul podio con una trave anche fatta in maniera discreta. Però ecco, senza nulla togliere la straordinaria e luminosissima vittoria di Carlotta, e niente, poi possiamo anche anticipare appunto le finali di domani, saranno appunto, come abbiamo detto, a 8 ginnaste, quindi molto molto competitive. Probabilmente ci potrebbero essere anche delle variazioni, perché anticipiamo che il direttore tecnico ha la facoltà per testare delle ginnaste di inserire qualcuna che magari non è riuscita a entrare. Sì, anche perché il direttore tecnico ha bisogno di valutare, come hai detto tu, di testare determinate ginnaste, determinati attrezzi, quindi magari inserire anche chi ha sbagliato piuttosto che no, anche perché alla fine è il direttore tecnico e la gara l'ha decisa lui, le scelte le fa lui. E anche poi invece per far riposare oppure scaricare altre ginnaste che magari è meglio non caricare troppo sul corpo libero, perché ripeto, l'ho già detto prima, saltare in continuazione sul duro, su una pedana comunque di gara è tosta. Ecco appunto la classifica individuale. Poc'anzi, sì. E quindi adesso vedremo fra poco le premiazioni, quindi ecco, non mi stupirei magari di vedere Enus Mariani in finale alle parallele, perché comunque Enus, a parte quel piccolo errore, sì, ma anche perché poi è stato proprio un errore un po' stupido, nel senso si è proprio distratta un attimo, quindi è mancato un appoggio dietro, cioè non è niente di che. E invece Enrico ha bisogno di vedere Enus ripetere un altro esercizio alle parallele intere, anche perché sappiamo bene, David, che i mondiali sono tante gare comunque vicine tra di loro. Nel giro di una settimana una ginnasta di punta deve effettuare la qualificazione, la finale a squadre, la finale individuale e le finali per attrezzo, insomma sono
4-5 giorni di gara. Anche a livello mentale è necessario rimanere concentrati anche alla fine del primo giorno. Sì, anche se per la qualificazione olimpica l'importante è la prima, sì, la gara di qualificazione. Tra l'altro è andata abbastanza bene, molto bene con la maschile, perché siamo entrati nell'ultimo gruppo, sì, nel sorteggio, sì, sì. Quindi i ragazzi gareggeranno proprio alla fine della due giorni dedicata alla, sì, maschile, mentre la femminile, se non sbaglio, è inserita nel primo giorno, ma nel pomeriggio. Nel pomeriggio, quindi già va bene. Sì, esatto. Poteva quindi andare peggio. Sicuramente, come è accaduto in passato, ecco, anche te hai, sì, avuto esperienze. Sì, sì. Noi eravamo nella prima suddivisione, la mattina alle 7 eravamo in palestra a fare riscaldamento. Che poi questo, insomma, ti condiziona tutta la preparazione, perché, sì, devi cominciare a fare gli allenamenti a quell'ora. Esatto, esatto. E soprattutto avevamo anche diverse ore di fuso orario, perché eravamo a Los Angeles. Quindi, insomma, certo, la preparazione era stata tosta comunque. Bene, bene, comunque le nostre ragazze ci sembrano veramente forti, determinate, pronte, chi più chi meno. Adesso vediamo per esempio Alessia Leolini, che finalmente ci regala un sorriso perché, sì, la sua gara è stata difficile. Vediamo i modi un po' bruschi del direttore, sì, vabbè, tecnico. Sono i suoi modi, cioè, è Enrico, cioè, gliele vorrebbe lanciare queste medaglie. Ma è più molto che altro perché penso che gli dia l'importanza che meritano, cioè, come dire, ragazze, adesso si torna al lavoro in palestra. Forza e coraggio, perché sì, sì, infatti, insomma, le sta proprio cacciando su te. Vabbè, magari qui c'è stato, no, un però occhio lui è languido molto, con Federica. Molto perché simpatico, molto alla mano, è molto gentile, sempre disponibile Enrico. Ha una grande testa e sicuramente saprà lavorare bene con queste ginnaste. E una cosa che posso sicuramente dire, perché l'ho provato sulla mia pelle, sa gestire bene le ginnaste di una certa età. Io l'ultima gara che ho fatto con la maglia azzurra alle Universiadi di Izmir nel 2005, mi ricordo che avevamo avuto un ottimo rapporto, perché mi aveva lasciata molto tranquilla e a lavorare su me stessa senza troppe pressioni. Quindi secondo me sa gestire sia la ragazza giovane che la ginnasta di una certa età, come potrebbe essere Vanessa di 25 anni. Certo, naturalmente c'è differenza fra motivare e tenere, diciamo, con l'attenzione giusta le giovanissime, piuttosto che, insomma, amministrare una, sì, che, sì, insomma, bisogna avere degli atteggiamenti diversi. Esatto, sa bene quello che deve fare per arrivare al meglio. E quindi, ecco, abbiamo visto la medaglia di partecipazione, probabilmente questa. Sì, sì, esatto. Mentre viene proclamata la squadra vincitrice, la Gallissone. Sì. Vediamo in testa Sofia Campana, che ha fatto solo un attrezzo, il volteggio, tra l'altro ha preso 13.150, perché comunque durante l'estate lei è tornata a casa in America. Sì, sì, esatto, ha fatto un periodo di stacco, è stata in America con la sua famiglia, perché comunque non è facile stare lontano dalla propria famiglia, anche perché è molto, molto giovane. Comunque è stata molto carina la faccia di Sofia Rose quando si è resa conto che la galla aveva vinto. si è un sacco gasata, lei essendo una piccolina è normale che si gasi così tanto per una vittoria, insomma, in mezzo a tante grandi si sentirà un po' grande anche lei. Vediamo le ginnaste della galla con lo stesso body, le due invece con il body differente, lo ricordiamo, sono Enos Mariani e Giada Grisetti, mentre intanto sale sul podio anche la Brixia Brescia, che ha beneficiato della collaborazione, chiamiamola, insomma, delle individualiste Ioana Favaretto e Caterina Vitale. Mentre sì, non vediamo Ioana Favaretto sul podio perché durante la gara ha avuto un piccolo infortunio, un piccolo incidente, quindi poi l'hanno tenuta un attimo ferma e seduta a parte precauzionalmente. Sì, precauzionalmente. Sì, ma appunto nulla di grave. Adesso vediamo l'artistica 81 con Desiree Carofiglio e Jessica Mattoni in aggiunta. Vediamo, ecco, appunto il body, sempre molto belli questi body societari. E infine appunto la Giulio Montevarchi con Adriana Crisci e Michela Redemagni. E siamo davvero quasi in conclusione. Io vorrei solo ricordare a tutti i nostri appassionati che domani trasmetteremo anche l'altra parte, appunto, della Golden League, quella delle finali di specialità. Vorrei ricordare loro che questa è una produzione della Federazione Ginnastica Italia, con la collaborazione dal punto di vista del broadcasting dell'Ave Media Solution, e quindi abbiamo piacere appunto di ricordare sempre lo sforzo che facciamo per garantirvi la visibilità di queste manifestazioni. Quindi vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale YouTube. Intanto
Abbiamo visto, ecco, il consigliere federale Gerardo Tecchi, tra l'altro lui marchigiano perché sì, è di Fano. E in rappresentanza del presidente federale Riccardo Agabbio, invece impegnato in tutt'altra premiazione, quella delle splendide leonesse della ginnastica ritmica, che sono state le uniche a far risuonare l'inno di Mameli alla Porsche Arena di Stoccarda, perché tutti gli altri inni sono stati russi, sia a livello individuale che di squadra. E Porsche Arena che evoca bellissimi ricordi anche per l'artistica, l'abbiamo già detto, nel 2007. Sì. E quindi, ecco, direi che è stata una gran bella gara e domani ci aspetta un'altra bella emozione. Sì, sì, è una gara bellissima e soprattutto è stata una bella cosa per ricominciare a ritornare un attimino dentro ai campi gara, visto la pausa estiva per noi e non per le ginnaste, però è stata sicuramente una bella gara e anche domani avremo delle belle emozioni da gestire. E ancora una volta vorrei soffermarmi ringraziando gli organizzatori, la Fermo 85 che ci ha permesso di assistere a questa bella manifestazione insieme con la collaborazione della ginnastica Vittoria Fermo, Fermo 85 che appunto si avvale dell'esperienza di Paola Trastullo e di tutto il suo staff e ancora insomma di tutti coloro che volontari, ecco, per esempio vediamo Filippo Tomasi, il fotografo, ecco, Silvia Vatteroni della ginnastica artistica italiana, vorrei ricordare anche ginnasticando.it e tutti coloro che a livello appunto di volontariato, no? Ci mettono tanta passione e seguono la ginnastica italiana attraverso spazi appunto blog piuttosto che pagine Facebook e ancora vediamo tutte le ginnaste, questa bellissima immagine delle ginnaste d'oro dell'artistica azzurra schierate sulla pedana centrale, ecco questa è la proclamazione della vittoria l'individuale, esatto, Carlotta Ferlito col suo seguito incredibile di fan online o anche lì alla Golden League l'hanno seguita in tutti i modi. Sì, credo. Quindi, poi lei è molto scenografica, la nostra Carlotta, quindi veramente anche simpatica. Credo che abbia anche inaugurato un suo canale YouTube. Sì, esatto, da poco. Ha fatto subito grandissimi numeri e sicuramente le ha dato tanta visibilità il programma di MTV Ginnaste, certo, Vite Parallele, sicuro, al quale hanno preso parte anche molte altre ginnaste e ha fatto davvero bene alla popolarità di questo sport che di sicuro ne meriterebbe molta di più, ma appunto cerchiamo noi di compensare magari la mancanza di altri protagonisti dell'etere attraverso questa nostra offerta e ci auguriamo anche scusandoci magari per qualche errore o piccola defaillance o inesperienza. Esatto. Più che altro a titolo personale, perché tu sei bravissima. Ogni tanto qualcosa. Tu mi sei bravissima anche io. E apprezzatissima da tutti quanti gli appassionati. Volevo anche ancora ringraziare il presidente Alvaro Luzzi della Fermo 85, il presidente Nicola Campofiloni della Vittoria Fermo, e su queste belle immagini di Carlotta Ferlito, nuovamente sul gradino più alto del podio. Tornare anche sugli appuntamenti che ci attendono, oltre a quello di domani, abbiamo detto, della seconda parte della Golden League, l'appuntamento più importante cui non potete mancare è quello degli assoluti di Torino, del Palavela, del 26 e 27 di ottobre. E niente, su questa bella immagine, Ilaria, credo ci abbiamo... Bellissima, tanto almeno sorridenti le ragazze. E sull'immagine esterna del Palasavelli noi vi salutiamo con il nostro motto, testa, cuore, gamba. Gamba.